Buonasera a tutti, bentrovati. Iniziamo oggi una serie di puntate di trasmissioni che riguardano così le vicende di attualità, di geopolitica, di economia, che fanno parte un po' della nostra quotidianità, e rispetto alle quali noi facciamo sempre dei grandi discorsi tra di noi e che secondo me vale la pena di condividere anche con un pubblico un po' più vasto. Abbiamo deciso così di partire questa sera parlando di un tema importante, che è il tema della sovranità, dove per così il significato che può avere per ognuno di noi, ma soprattutto l'importanza che ha in questa fase storica nella quale probabilmente è sempre più decisivo, importante, significativo confrontarsi anche con le idee degli italiani. Cioè la domanda alla fine finale alla quale vogliamo un po' rispondere è venuto il momento di fare un referendum sulla permanenza dell'Italia in Unione Europea? Qual è la convenienza che abbiamo a restare in questa Unione Europea? Che cosa ci hanno detto queste ultime elezioni? Ma soprattutto, l'Italia è effettivamente un paese sovrano all'interno di questo macro sistema? Niente, per cui questo è l'inizio. Vorrei soltanto come attacco quello di Giulio, se magari lo fai vedere, quella che è la definizione di sovranità, la definizione dal vocabolario a Treccani, perché magari ci può aiutare così a iniziare il nostro discorso, perché può anche darsi che non abbiamo, diciamo, la stessa idea di sovranità. Quindi senza dilungarci più di tanto, mi piacerebbe cominciare a sentire ognuno di voi. Magari partirei da Patrizia, partirei da Patti, per sentire un po' la sua opinione. Che cosa ne pensa? Secondo lei esiste questa necessità effettivamente di cominciare a chiedere l'opinione, quindi anche con un referendum consultivo rispetto alla permanenza dell'Italia? È un problema sentito secondo te? Qual è la tua sensazione? Allora, io ho sentito in questo periodo di prima delle elezioni europee un disinteresse completo verso il Parlamento europeo, quindi nessuno voleva mandare avanti nessun partito, nessun politico, nemmeno quelli poi antisistema, che avrebbero potuto fare un po' la differenza, con il presupposto che se io vado a votare legittimo l'Europa, cioè questa Europa che tutti dicono che non bisogna starci dentro perché ci sta soffocando, perché abbiamo perso per appunto la nostra sovranità e quindi siamo legati in questo cappio che ci sta piano piano portando verso la morte, no? Però poi di fatto io quello che vedo è che poi non c'è poi una volontà veramente di andare a combattere e cercare di cambiare questa situazione, perché poi alla fine stanno in questo comfort ottimale, quindi c'è quelli che hanno paura, poi se usciamo dall'euro noi andiamo a finire in bancarotta, ci sono tutte queste varie paure che sono state poi messe in atto anche dai governanti che ci stanno addosso in maniera sistematica ogni qualvolta una parte del popolo cerca di organizzarsi e di ribellarsi, no? E quindi vengono mandate avanti queste false informazioni come quella che se non andiamo a votare si fa il referendum e si esce dall'euro, come se fosse una cosa semplicissima, no? Mentre sapete benissimo che non esiste un referendum per uscire dall'euro. L'ultimo referendum che abbiamo fatto era un referendum di indirizzo che era dell'89, ditemi se sbaglio l'anno, quando hanno chiesto agli italiani il fatto di entrare nell'euro. E gli italiani hanno detto, sono andati a votare più dell'80%, e non ce lo scordiamo, e avevano detto di sì. Ma era sempre e solamente consultivo. La volontà di uscire dall'euro è politica. Quindi se noi continuiamo con l'astensione, quindi non esercitando nemmeno una volontà popolare, perché poi alla fine sovranità popolare che significa? Che c'è un popolo che detta delle indicazioni alle persone che poi vanno ad esercitare quindi gli ideali che queste persone gli hanno poi dato il voto, no?
però non si può continuare sempre con la solita manfrina, ma io tanto non voto perché sono tutti uguali. Ecco, c'è sempre questa rottura. Quindi, di mi okay. sento sempre no, dire, no? Ma tanto sono tutti uguali, non cambia. Ma allora cosa facciamo? O si fa la rivoluzione, o si fa la rivoluzione. Perché Quindi scusami, Patti, scusami se ti interrompo, era solo per capire. Quindi, secondo te, a parole possiamo essere anche contro, cioè no, chiacchierando tra di noi, beh sì, però siamo contro, però effettivamente non c'è un atto politico né da parte delle forze politiche, ma né da parte degli elettori, mi sembra di capire che poi alla fine sia quello il sunto, che effettivamente dia un segnale forte come quello che c'è stato con Farage in Inghilterra e con la Brexit. No? Ho capito giusto, è questo il concetto. Sì, è questo, perché se non abbiamo chiaramente nel Parlamento dei rappresentanti che vogliono uscire dall'euro, non possiamo fare niente, okay, perché ho detto, okay. Noi possiamo fare un referendum solo consultivo, sì. Poi ci vuole, prima dobbiamo raccogliere le firme, poi bisogna vedere se questo Parlamento te l'accetta, poi bisogna vedere se poi viene fatto, poi bisogna vedere se la gente va a votare, poi bisogna vedere se c'è la classe politica che mette in atto il famoso articolo 50 che ci permette di recedere. Quindi a me sembra Fabio, tu cosa ne pensi di questo discorso della Patti? Intanto un piccolo appunto. Poi salvo sbagliarmi, ma io non credo che gli italiani siano stati chiamati a interpellati per il discorso euro. Gli unici due referendum credo siano stati quello greco, e ne sono certo, in Grecia, e poi quello della Brexit, credo, in Inghilterra, ma questo è un appunto poi magari dove riferiremo. Detto questo, riguardo al termine sovranità, io rimarrei su quello che è il termine sovranità riguardo agli stati moderni, senza andare indietro con la storia. La gente sta aumentando la povertà in Italia, non ha tanto tempo per i discorsi, quindi il discorso sovranità, i tre poteri dello Stato, legislativo, giurisdizionale e esecutivo, che rappresentano appunto il potere sovrano che ha uno Stato. Diciamo in Italia, l'Italia è una nazione costituita con un potere costituito e tutto, e quindi fondamentalmente è una nazione sovrana. Purtroppo quello che viviamo da decadi è che all'interno delle istituzioni, all'interno di coloro che dovrebbero gestire la sovranità per conto del popolo, abbiamo assistito ad una abdicazione da questo potere, cioè chi è preposto a gestirlo non lo sta gestendo più, lo sta delegando oppure si sta facendo consigliare, ma qui si entra nel complottismo e mi voglio fermare qua. Però il dato di fatto è che la sovranità ce l'avremmo, ma non la esercitiamo, perché le figure che sono state mandate a rappresentarci dentro le istituzioni non la stanno esercitando. Di questo gli italiani se ne sono accorti, perché il 53% degli italiani che non va più a votare si è accorto che chiunque manda a gestire la propria sovranità, la nostra sovranità, non la gestisce, quindi non ha più fiducia nel voto, e quindi c'è un problema di democrazia importante. Detto questo, per essere sempre breve, arrivando al referendum, io sono uno che è sempre stato favorevole, sono tuttora favorevole all'uscita dall'euro, farei un referendum domani mattina, però se dobbiamo andare a fare un referendum, oggi c'è un articolo 75 della Costituzione che non prevede referendum per cancellare i trattati o certi tipi di cose. Vabbè, questo lo possiamo aggiustare con una formula del referendum, e quello che non possiamo aggiustare è il quorum per il referendum. E qui, a differenza delle elezioni, il quorum è il 50 più 1, cioè se non va a votare il 50 più 1, il referendum è nullo. E qui abbiamo bisogno dei miei amici, abbiamo bisogno del 53% degli italiani che non va più a votare. Quindi sostenere l'uscita dall'euro e fare un referendum per l'euro e allo stesso tempo dare addosso agli astensionisti è un totale controsenso, anche perché il referendum sull'euro, l'uscita dall'euro, è stata proposta
da tutti i paesi, scusa, da tutti i politici, da tutti i partiti politici dell'arco nostro politico, da tutti, e tutti puntualmente hanno tradito. Quindi figuriamoci se questo 53% può fidarsi di una tale proposta fatta dalla Meloni, per dire la Meloni, da un Salvini o da un Conte o da chi per sia. Quindi, Fabio, scusami, poi faccio una precisazione io più importante. Sì, quindi niente, dobbiamo secondo me essere coerenti su questo messaggio, perché per fare il referendum abbiamo bisogno che questo 53% di persone che non si fida più dei nostri politici perché non esercitano la sovranità in Italia, hanno bisogno di loro, perché se non partecipano loro il referendum sarà nullo. Questa è la mia opinione. Volevo solo fare una precisazione. Allora, il referendum dell'89 fu un referendum consultivo sul mandato costituente al Parlamento europeo. Quindi noi spesso quando parliamo, no, mescoliamo Europa, quindi Unione Europea e Euro. In realtà, insomma, il nostro fu un referendum che però sostanzialmente guidò poi, no, le azioni politiche, comunque riguardava proprio il mandato al Parlamento europeo, e questo secondo me non era un mandato ad una Costituzione europea, perché chiunque ha approvato degli altri paesi, l'Italia non ha approvato, ma chiunque ha approvato gli altri paesi a portare in Parlamento una Costituzione europea è sempre stata bocciata, credo Francia, Germania, magari Roberto ci può aiutare su questa cosa. Quindi l'Europa di fatto non è sovrana, l'Europa non ha niente di sovrano, l'Europa è un accordo intergovernativo, è un trattato, cioè è un'unione monetaria, chiudiamola là, è un'unione monetaria corroborata da alcuni trattati, quindi non c'è niente di sovrano in Europa. Non c'è un popolo costituente, non c'è un popolo europeo, non c'è una costituzione, non c'è un mandato, non c'è niente. Quindi anche per questo. Però il problema, Fabio, è che in teoria è così, in pratica in realtà abbiamo un'istituzione sovranazionale che non lo so, cioè io non vorrei dire che stiamo parlando di chissà quali realtà politiche, ma se è un Crosetto, Giulio, ce l'hai l'immagine della dichiarazione di Crosetto di 2 giorni fa, credo sia stata, no? Quando comunque è rientrato, eccolo qua, il problema della UE non sono i nomi ma il programma, cioè capisci che qui c'è una sostanzialmente una volontà di prevaricare quelle che sono le esigenze delle nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, e se comunque uno come Crosetto fa un'affermazione di questo genere, secondo me ci dobbiamo anche un po' pensare a questo tipo di aspetto qua, secondo me questo è un problema, cioè il programma dell'Unione Europea è un programma che soddisfa le esigenze di un'elite dell'Unione Europea, non è un programma che soddisfa le esigenze di... Roberto, tu che cosa? Scusami, volevo sentire Roberto che pensava. Ma io l'ho detto anche a Fabio questo pomeriggio, sì, l'Italia è chiaramente sovrana, così come lo è la Francia. L'Unione Europea nasce male e credo finirà peggio, in sostanza. Non può funzionare, come ha detto Fabio. Non c'è una Costituzione europea, non c'è un potere centrale, l'unico potere che si è dato è quello alla BCE di decidere un pochettino le sorti dei paesi, ma anche lì è stato costruito male. Non lo so, vista così... Roberto, scusami se ti interrompo, ma quando tu dici che l'Italia è sovrana, no? Nominalmente sovrana o è sovrana nei dati di fatto e quindi nelle relazioni, nei trattati? Perché qui secondo me è un po' anche la questione che abbiamo tirato fuori parlandone anche con Fabio, no? Sicuramente te l'avrà detto, perché io ritengo che invece l'Italia è nominalmente, teoricamente sovrana, nei fatti non lo è affatto, no? Quindi mi sarebbe piaciuto capire meglio cosa intendi tu per Italia sovrana. Poi volevo sentire anche Massimo. Dai Roberto. L'Italia è sovrana nel senso che domani può recedere dagli accordi di Maastricht. Il Maastricht è un accordo commerciale, tutto qua. Non siamo legati a doppio filo con quella cosa lì.
l'Italia è sovrana, la Francia stessa è sovrana, e anche i trattati dove si è deciso il 3%, che poteva essere il 5%, il 7%, lei già aveva capito che l'Italia non avrebbe potuto accettare quelle condizioni perché sono contrari ai principi fondamentali della Costituzione, no? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, addirittura l'articolo 4 impegna la Repubblica a offrire un posto di lavoro a chiunque voglia lavorare. E questo non può essere realizzato nell'ambito dell'euro. Quindi quei trattati lì, io leggendoli dal punto di vista MMT, dico non sono costituzionali. L'Italia certo che è sovrana. Se ci fosse un partito che rappresentasse la Costituzione, domani potremmo essere fuori. Io su questo argomento invitavo Fabio Femegas a votare Mori, per esempio. Io credo che lui sia l'unico più o meno con le idee chiare su questi argomenti. Però magari sì, io magari ne resterei fuori anche, nel senso che capisco benissimo, secondo me ci sono anche delle persone, dei politici che possono essere portatori, no, di questo tipo di istanze, per cui va bene. Però il punto è questo, Roberto, no? Cioè nel momento in cui, Giulio, scusa, puoi mettermi la pagina, l'immagine 3 per cortesia? Quella sulla procedura, eccola qua. Allora, nel momento in cui io leggo notizie di questo genere, certo, uno mi può dire l'Italia è potenzialmente sovrana e io sono del tutto d'accordo. Dovremmo riappropriarci della sovranità, io sono più che d'accordo, perché è evidente che, insomma, se noi stiamo dietro a questi parametri non ne usciremo mai. Ma nei fatti, oggi come oggi, a mio avviso, non ci sono gli strumenti per riuscire a meno che non ci sia una volontà politica, ma secondo me, lo ribadisco, deve partire da un referendum consultivo di fatto, ma da comunque una consultazione popolare. Se non c'è una volontà politica di uscire da tutto questo, cioè noi avremo procedure di infrazione continue, noi avremo il controllo perenne su tutte le nostre attività, e qui purtroppo la sovranità, se restiamo alla definizione, diciamo, Treccani, non c'è, non esiste, non, per me qui non c'è nessuna sovranità, qui c'è il subire delle decisioni da un sovrastato. Questa è la mia opinione. Non so, Massimo, tu cosa pensi? La scelta è stata delegare, che è un modo molto, molto elegante per lavarsi le mani alla Ponzio Pilato, cioè vi devo infliggere lacrime e sangue, non è colpa mia, è l'Europa. Allora, questo fa parte un po' della narrazione mainstream. Se un governo domani va bene, ma sì, d'accordo, in questo senso sono d'accordo, sicuramente. Quindi il problema ce l'hanno gli stati, i vari stati in casa loro, l'Italia con i suoi governi, la Francia è la stessa cosa, perché non è che vada bene la Francia, quindi non è che nessuno abbia obbligato l'Italia o la Francia a entrare nell'euro. È stata una narrazione che è stata fatta così dall'inizio, alla quale si adeguano più o meno tutti, poi ogni tanto c'è chi scalpita, riesce a ottenere qualcosina in più. Ma il problema ce l'hanno gli stati in casa, no? Perché è un po' comodo andare a dire «Ah, ma ce lo chiede l'Europa», c'è l'infrazione al deficit, e va bene, e se la Meloni fa 10% di deficit, cosa succede? Ci sbattono fuori benissimo. L'Italia è sovrana, la Meloni domani può fare 10% di deficit, ci sbattono fuori, si riprende la lira, va benissimo. Certo che è sovrana l'Italia. Massimo, tu cosa ne pensi? Se no, altrimenti io intervengo sempre e non va bene. No, per non ripetermi, cerco di cambiare un po' la prospettiva. Però nella nostra Costituzione si dice che la sovranità appartiene al popolo, e se ci agganciamo anche al concetto di democrazia, dove, per citare Lincoln,
La democrazia sarebbe il governo del popolo, per il popolo, tramite il popolo. Direi che proprio più che un referendum per l'uscita dalla UE bisognerebbe proprio scappare dalla UE subito, perché non abbiamo sicuramente una struttura democratica e che si appoggi sulla sovranità del popolo, perché basta pensare alla tripartizione dei poteri che in Europa non c'è. La Commissione sostanzialmente accentra tutto, accentra il potere legislativo perché l'iniziativa legislativa è sua, accentra il potere esecutivo e accentra anche il potere sanzionatorio, perché poi è quella che sanziona gli stati. Quindi direi che Montesquieu e Aristotele si ribaltano nella tomba. Però il cambiamento di prospettiva che volevo, che ho citato prima, è che la colpa di chi è però di tutto questo? Cioè, la sovranità appartiene al popolo, ma il popolo la esercita questa sovranità? Perché con quello che diceva Roberto prima, delegare è facile. Infatti il popolo tendenzialmente delega e poi pretende che qualcuno si assuma tutti i rischi. Abbiamo visto anche... Sì, io su questa cosa vorrei dire che il popolo difficilmente può fare scelte oculate se non ha la buona informazione. Se tu al popolo gli dici ma guarda il debito pubblico è un problema, guarda l'Argentina, guarda lo Zimbabwe, è un problema. Se la gente non sa come si creano i soldi, no? È un problema, cioè come fai a cambiare le cose? Infatti noi dobbiamo puntare, perché fare un referendum oggi come oggi credo che sarebbe veramente un giocare d'azzardo sia per il sì che per il no. Okay? Perché la gente non è preparata. Temo cioè, anch'io. Chi vuole divulgazione, bisogna diffondere la cultura. E quindi solo a quel punto il popolo può essere cosciente e quindi fare una scelta consapevole rispetto all'uscita o meno dalla UE. Ma oggi come oggi, dove il popolo ha sostanzialmente delegato tutto, mentre invece dovrebbe riprendersi in mano la politica, quindi bisognerebbe ricominciare a fare politica come si faceva negli anni 60-70. Okay? Esattamente. Si mette in gioco, perché sì. Poi quello che è il tuo rappresentante, nella realtà, quando viene nelle sezioni di partito, si prende le sue se non fa quello che ha detto. Invece, per come facciamo oggi, vai, metti un voto, che okay? Tra l'altro qua in Italia manco nomini la persona che eventualmente stimi, ma voti solo il partito, e poi basta, aspetti le prossime elezioni. Cioè, non è questo il modo di esercitare la sovranità da parte del popolo. In questo modo tu deleghi semplicemente qualcuno a essere ostaggio delle lobby, e se c'è qualcuno di onesto, o lo fanno fuori con gli scheletri nell'armadio, o lo fanno fuori proprio completamente. Cioè, lo ammazzano. Abbiamo visto quello che è successo anche ultimamente, no? Con Fizzo. Cioè, hanno cercato di farlo fuori. Quindi, con chi? Fizzo o Fico, dicono, cioè si pronuncia Fizzo, però... Ho capito, sì. Okay. Sì. Sulla stampa italiana lo... No, ma infatti questo allora, quello che dici... Dobbiamo ritornare a fare politica come popolo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Cioè, se continuiamo ad affidarci ai leader, i leader possono essere ammazzati, le idee non possono avere solo le gambe del leader, devono avere le gambe del popolo, altrimenti non vanno avanti. Lo hai detto bene prima, serve consapevolezza. Bisogna anche cercare un linguaggio che arrivi, perché certo, c'è anche un problema comunque di linguaggio, di attualizzazione del linguaggio, ma qui entriamo anche in un discorso legato alla comunicazione. Però noi non lo vediamo, ma c'è anche Matteo. Volevo sentire Matteo e poi se riuscivamo a fare un altro giro di 2 minuti ciascuno, dove magari tiriamo anche un po' le somme di questo discorso. Matteo, tu ci senti? Mi sento bene, come mi sentite? Sì, cioè solo un microfono forse è aperto, se qualcuno può controllare cortesemente. Vai Matteo, vai. Sì, buonasera, grazie. No, allora, intanto sul discorso referendum, visto che è stato esordito con questo tema, vorrei ricordare, diciamo così, l'elefante nella stanza. La Costituzione italiana, l'articolo 75, regola il referendum e in realtà non sarebbe possibile, appunto per Costituzione, fare referendum popolari per abolire, abrogare leggi che permettano
la stipula dei trattati internazionali e rientrando appunto la firma, la stipulazione dei trattati europei in questo campo, già giuridicamente non è la via, ecco, perseguibile. Quindi, ecco, in questo senso il referendum consultivo, aggiungo, che fu fatto sì per il Parlamento europeo, è vero che fu un referendum popolare, però, come dice il tema stesso, veramente consultivo per una questione che riguarda un'istituzione, cioè non è stato un referendum che ha espresso la volontà popolare di cedere sovranità, cioè qui siamo nel campo invece di quello che è stato il trattato di Maastricht, che c'è stato il trattato di Lisbona, che non è stato, come avete detto giustamente, se non ha seguito alcun procedimento popolare democratico. Sono firme appunto di capi di Stato in assenza di mandato, in quel senso, in assenza di mandato effettivo espresso. Poi sul discorso della sovranità, quello che dice Fabio, perché se ne è parlato molto, allora di base vale per tutti, certo, cos'è uno Stato, cioè gli Stati a livello mondiale sono tutti contrassegnati dall'essere delle comunità, delle organizzazioni che per definizione hanno tutti un popolo che vive su un territorio, questi sono gli elementi classici, un popolo su un territorio e certo un governo che regoli in modo autonomo e indipendente, almeno teoricamente, qui si parla di appunto a livello teorico, in filosofia politica, che sia totalmente indipendente e totalmente autonomo nel suo governo. E questo anche è sancito a livello pattizio dalla Convenzione di Montevideo del 1930, quindi insomma se uno vuole andare a vedersi la definizione ufficiale, diciamo, ecco, i riferimenti ci sono. E su questo siamo tutti d'accordo. Certo, noi siamo qui a parlare appunto di una questione di sovranità che in effetti non è messa in atto in modo effettivo e sicuramente limitata, cioè ci sono le vie di mezzo e l'Italia, a mio parere, insomma, penso come la pensino molti, soffre di questo, di una limitazione, di una, come dicono molti giuristi, hanno detto insomma tanti esperti, una cessione illegittima di sovranità, perché in quanto debba essere insomma l'organizzazione indipendente di un popolo sul suo territorio, non può subire in questo senso alcuna limitazione che non sia consensuale da parte del popolo stesso, e già qui mette in discussione quasi tutto l'apparato europeo, il sistema europeo. E infatti anche quando si parla di politica economica, no? C'è la questione sul fatto che le banche centrali non sono più indipendenti, in realtà non solo dal insomma, da quello che è il sistema delle banche centrali europee, che ormai appunto ha espropriato appunto la possibilità di fare politica economica e quindi la politica tut court in questo senso, ma anche dagli stessi governi. Infatti il divorzio Banca d'Italia e Tesoro degli anni Ottanta fu già l'inizio, diciamo così, della cessione di sovranità monetaria dell'Italia. Nel momento in cui te cedi, o meglio rendi indipendente la banca d'Italia, quindi la banca centrale, cioè non la rendi indipendente dal governo, attenzione, perché cosa vuol dire indipendente? Sì, è giusto sia indipendente da, come dire, poteri sovranazionali, da influenze finanziarie, però deve seguire quello che è l'agenda del governo, cioè se il governo decide di fare una politica di deficit, di spendere per le scuole, per gli ospedali, la banca centrale deve essere in grado in quel momento, per istituzione, diciamo per definizione, di poter intervenire attraverso politiche espansive. Se invece l'indipendenza della banca centrale fa sì che il tesoro sia costretto a ricorrere ad altri mercati finanziari, perché di questo si parla, già questo è un inizio appunto di limitazione molto grossa. Insomma, queste sono cose, credo, che anche siano molto note, quindi molte sono ripetizioni. Certo. Matteo, scusami se ti interrompo, ma qui secondo me c'è lo spazio anche poi per fare anche delle altre diciamo puntate su questo tema, anche perché anche qui non sempre siamo d'accordo tutti sulla stessa idea, sulla stessa opinione di come concludo dicendo che sì, la sovranità bisogna distinguere tra sovranità formale e nominale, e quella è innegabile, e tra sovranità effettiva, concreta, in quel senso, ecco, di questo si deve parlare assolutamente. Certo, assolutamente, assolutamente, grazie Matteo. Io vorrei fare un giro di tutti prima di salutarci, abbiamo 10 minuti e vorrei solo far presente che ci sono 2 ordini di problemi. Uno, se cortesemente Giulio mi fa vedere l'ultimo titolo che ho trovato, e magari chiedo a Patti proprio in 2 minuti
di seguirmi su questa logica, cioè qui c'è anche un atteggiamento non solo di rapporti economici e di trattati, quindi qui c'è anche un approccio culturale, per cui molti italiani, voglio dire, alle volte si lasciano un po' maltrattare in nome di una di un'autoflagellazione culturale che abbiamo noi, no, come base del nostro vivere, per cui ci sono personaggi sui quali, vabbè, non voglio dilungarmi, però insomma, che ritengono di avere diritto di dire sempre un po' di tutto, no? Sul nostro paese, avere anche un atteggiamento di una certa arroganza. Comunque, volevo sentire Patrizia cosa ne pensa anche di questo approccio ideale, poi anche subito Fabio su quello che diceva Matteo. Vediamo se riusciamo in 10 minuti a restarci tutti, dai. Vai Patrizia. Non ti sentiamo, Patrizia, scusa. Vai. Spera. Avevo chiuso l'audio, scusate. Dicevo, come al solito, sembra sempre che noi siamo gli ultimi della classe, che non dobbiamo mai attuare pienamente quello che ci viene ordinato. E la maggior parte degli italiani è convinto che col PNRR praticamente ci piovono i soldi addosso e quindi possiamo fare tantissime cose, ma in effetti poi non è così, perché questi soldi poi, come sapete bene, non è che ci vengono regalati, perché poi sono condizionati a fare determinate scelte, che sono sempre scelte che non sono certo nemmeno tanto coerenti con quello che sta a cuore al paese, come per esempio la scuola che non sia una scuola 4.0, che gli ospedali che non vengono privatizzati e tutta una serie quindi di conseguenze che le scelte dell'Europa ci ricadono. Però voglio dire, è vero quello anche che si dice, che noi siamo succubi dell'Europa perché vogliamo esserlo, perché quando diciamo per l'appunto ce lo dice l'Europa, ma l'Europa siamo anche noi, e noi siamo una parte importante dell'Europa, perché non ci scordiamo che noi eravamo il primo paese in Europa a non averlo il debito pubblico. Ci hanno proprio castigato per questo, perché la Germania ci ha voluto proprio dimezzare anche il valore della lira. Non ci scordiamo che siamo stati l'unico paese che abbiamo dato il cambio al doppio, no? Mentre l'altro era 1-1, noi abbiamo fatto 1-1-1900, non mi ricordo, insomma 1-2, no? E quindi anche in questo vedete come i nostri politici hanno abbassato la testa, perché non hanno mai fatto, Prodi soprattutto a quell'epoca, non ha fatto gli interessi dell'Italia. Quindi come vogliamo sperare che questa classe politica dica attui l'articolo 50 del Trattato dell'Unione e possiamo recedere? Ecco, io questo mi chiedo. Se non abbiamo all'interno delle persone che hanno le palle, posso dire questa parola, scusate. Sì, no, noi siamo quattro chiacchiere di libertà. Per portare avanti questa volontà, che dovrebbe essere la volontà della maggior parte degli italiani consapevoli, anche se dubito che anche il 51% sia consapevole, perché quando io parlo in giro non è che poi abbiano tutta questa consapevolezza. Quindi per quello noi anche, come Don Chisciotte, dovremmo lavorare parecchio, dovremmo cercare di fare interventi sul territorio, penso anche proprio conferenze, cercando di coinvolgere non le persone come noi, ma persone che non hanno questo approccio a 360 gradi per vedere le notizie nel certo modo più ampio possibile, certo, voglio dire, perché certo sono sempre limitate a quello che gli dice la televisione, perché se ce lo dice la televisione è vero, se lo diciamo noi non è ma vero. Noi ci chiamiamo come Don Chisciotte per un bel motivo, per un però bel ritorno, ci piace comunque dire che noi avremmo un'arma in mano, perché okay, siccome certo, una libera cooperazione dovrebbe essere l'Europa per quando è nata, quando l'Europa non ha più in mano la sicurezza di noi europei, noi possiamo recedere, perché noi siamo in pericolo, questa Europa ci ha messo in pericolo di vita con la guerra. Cioè, io insisto con la guerra, perché secondo me è una cosa fondamentale, perché questa Europa
che prima ha scritto tutti i trattati vari sulla pace e poi diventa una guerra feudale, ci deve far pensare. Anche le persone che prima erano reticenti pensando che l'Europa ci vuole bene, dopo un'azione del genere ci dovrebbe far pensare, no? Che qualcosa ci torna. Però anche adesso tempo della guerra, secondo me, perderemo. Benissimo, con questa chiusura io chiederei invece a Fabio che cosa ne pensa di quello che ha sentito. Allora, niente, condivido quello che ha detto Massimo e anche Roberto, ma soprattutto questo discorso che noi dobbiamo tornare a parlare con la gente. Riguardo, per fare un resoconto, perché poi a volte giriamo con le parole, però insomma il succo è lo stesso, uno lo dice in un modo, uno lo dice in un altro. Cioè, noi sì, se, invece che nominale, noi, se parliamo a livello giuridico, è chiaro che l'Italia è una nazione sovrana a livello giuridico. Poi, come ho detto io prima, purtroppo chi ci deve rappresentare, coloro che vanno a ricoprire i ruoli nelle istituzioni, purtroppo hanno abdicato questa sovranità e non la esercitano come la debbano esercitare. Questo è il concetto fondamentale. Quindi sono d'accordo con Massimo, dobbiamo tornare noi a parlare con la gente e a parlare in modo efficace con la gente, se vogliamo appunto ritornare a fare politica come si faceva un tempo. E per parlare in modo efficace con la gente, oltre a dire la verità e oltre a presentarsi come fuori da questo sistema dei partiti, perché la gente non si fida più, dobbiamo anche, secondo me, calare un po' anche tutto l'aspetto complottista che spesso ci facciamo trascinare. Cosa voglio dire su questa cosa? Cioè, tornando anche sul discorso sovranità, allora, che ci siano dei poteri sopra, ci sono in tutti gli stati del mondo, le mafie, e le massonerie, i poteri occulti ci sono in tutti gli stati del mondo, ma chi più chi meno, però ci sono degli stati dove il popolo sta meglio e degli stati dove il popolo sta peggio. Questo è chiaro. Io per esempio ho fatto e sto facendo questa esperienza a Cipro di lavoro. Cipro, non mi potete dire, è stato il tutor, la prima esperienza europea di blocco delle banche, c'è il tutor della BCE, che poi dopo sono passati in Grecia e poi sono venuti in Italia. Quindi gli hanno bloccato le banche, all'inizio gli hanno fatte di tutte, no? Sento dire: abbiamo le basi in Italia, abbiamo questo, abbiamo l'altro, le basi americane. Ragazzi, Cipro, io sono stato lì, sia per dimensioni che per realtà, Cipro è la porta aerei nel Mediterraneo, è una porta aerea, è un'isoletta piccolissima americana nel Mediterraneo, e britannica, è un protettorato britannico, è davanti ad Israele, è lì dove partiranno gli aerei per proteggere Israele. Cioè, più di così, se si parla di sovranità, però Cipro ha una sua sovranità a livello fiscale. Cipro paga il 12% di tasse, noi paghiamo il 70%, cioè la benzina costa 1,40 euro, 1,50 euro, da noi costa 2 euro, hanno 150.000, non mi ricordo, russi residenti, cioè in un protettorato americano è stato consentito a loro di fare i russi residenti, portare i soldi lì. Oggi addirittura fanno residente anche gli ucraini, arrivano anche gli ucraini dalla guerra. Certo, non è che arriva quello con la valigetta e i vestiti dentro, arriva quello arriva agli oligarchi, no? Quindi dico, questo è un modo di esercitare la sovranità, pur essendo i primi a essere colpiti dall'UE. Tutto quello che vi ho raccontato, pagano tasse al 12%. Se domani mattina facessimo pagare le tasse, il nostro governo facesse pagare il 12% agli italiani, cioè sarebbe un recupero, un grosso recupero della nostra società. Il concetto, Fabio, il concetto è molto chiaro. Naturalmente poi, se vuoi, anche ci possiamo ritornare, perché è chiaro che è una cosa abbastanza complessa. Io l'unica cosa che ti chiedo, scusami, se volevi chiudere, perché poi abbiamo veramente 6 minuti, quindi volevo chiedere 2 minuti. Vai Fabio, vai.
Sto chiudendo, proprio per rimanere stretto, proprio per dire dobbiamo ricominciare a parlare la gente in maniera appropriata, in maniera giusta, con la verità naturalmente che ci contraddistingue, e secondo me scendere un attimo dal complottismo, perché poi insomma ragazzi viviamo in Italia, è un paese fatto di paesi, sappiamo chi comanda, sappiamo chi non comanda, sappiamo chi fa quello, chi fa l'altro, insomma c'è la narrativa che i poveri poteri italiani ci rimettono in questa UE non sta in piedi, ecco. I poteri italiani ci stanno molto bene in questa UE, ecco. Su questo direi che siamo perfettamente. Mentre il popolo no, dati dell'ultima ora, dal 2019 la povertà in Italia è aumentata del 41%. E questo sarà probabilmente il tema della nostra prossima, del nostro prossimo incontro al bar di Don Chisciotte. Due minuti Massimo, due minuti Roberto, due minuti Matteo, che poi ci salutiamo. Massimo, ci sei? Sì, vado io. Vai, due minuti, eh? Allora, sono assolutamente d'accordo sulla chiosa finale di Fabio. Assolutamente i nostri politici ci stanno benissimo in questa UE. Infatti sono quelli più pagati, no? Perciò una delle espressioni di sovranità che il popolo italiano dovrebbe esercitare da subito sarebbe dire ai nostri politici che dovrebbero agganciare i loro emolumenti alla media degli stipendi italiani, che sono tra i più bassi che ci sono in UE, in maniera tale che anche loro provino magari a capire che cosa vuol dire. Io ribadisco, bisogna ricominciare a fare politica in prima persona. Chi decide di delegare e basta probabilmente non ha neanche più diritto di lamentarsi, ok? Quindi noi dobbiamo riprendere in mano le redini del nostro paese, dobbiamo, come popolo intendo, e non come politici, come rappresentanti, dobbiamo riprendere in mano anche un po' l'orgoglio di essere italiano, ok? Perché la storia del popolo italiano non è una storia di perdenti, di fannulloni, di falliti, come invece ci vogliono rappresentare e ci rappresentano i popoli del nord. Ricordo che quando c'erano i romani che costruivano acquedotti, le popolazioni germaniche, non dico che erano sulle palafitte, ma ancora quasi. Perciò dobbiamo smetterla di subire questo senso di inferiorità che vogliono instillarci, e ci pensano anche i nostri politici a instillarcelo, perché i tedeschi sono più bravi. Anche i media contribuiscono. Esatto, cioè. Massimo, sono assolutamente d'accordo, mi devi scusare se sono brusca nel fermarti, ma se no non ci siamo con i tempi. Chiudo vai. Subito perché lascio spazio agli altri. Va bene, grazie Massimo. Roberto, vai. Mi senti? Ci senti? Sì, si sente? Sì, tranquillo. Ecco. No, sì, io direi consapevolezza prima di tutto. Le persone devono capire bene chi crea il denaro e come lo crea. Diversamente la vedo veramente difficile, insomma. In Italia gli euro li crea lo Stato italiano. Ecco. La BCE non può tassare in Italia, tanto per essere chiari, e va ridimensionata anche l'importanza della banca centrale. Ecco, magari in questo senso fare proposte perché la gente capisca. Anche l'indipendenza, diceva prima Matteo, gli era data allo Stato italiano, non se l'è presa da sola la banca centrale. La tematica era sempre intorno all'inflazione. Serve l'indipendenza della banca centrale per contrastare l'inflazione. Oggi sappiamo che non è così. Fabio ha scritto diversi articoli su come una politica fiscale efficace funzioni molto meglio per contrastare l'inflazione che non alzare i tassi, che è una politica di spesa inflattiva e regressiva. Quindi, però ecco, questi sono concetti che noi dibattiamo spesso tra di noi, che la gente, io credo, semplicemente non conosca. Qualcuno lo conosce.
qualcuno lo conosce, ma lo sforzo va fatto proprio in questo senso qui. Sì. Io, cioè, ripeto, facendo un lavoro, scusami Roberto se ti interrompo perché poi passo a Matteo, mi devi scusare, ma guardate che c'è un problema di linguaggio. Cioè bisogna arrivare alla gente cercando di capire qual è il linguaggio migliore, perché altrimenti non possiamo parlare, ce la raccontiamo tra di noi, è tutto molto bello, ma poi non arriviamo. Questo la è un problema. Sì, la comunicazione, Grazie Roberto. Matteo, grazie. A te la cultura, grazie. Matteo. Sì, trovato interessante la spiegazione di Fabio su, ad esempio, sull'esempio di Cipro. E, insomma, più che altro mi chiedo, infatti ora, siccome ho poco tempo, più che altro una riflessione che magari riproporrò in privato la prossima volta. Mi chiedo però quanto, ad esempio, insomma, una sovranità come quella di Cipro, questo esempio, non sia anche un po' funzionale un po' al suo status che ha ben delineato Fabio, ossia l'essere una porta aerei in pieno Mediterraneo su Israele. Spesso le amministrazioni, diciamo così, americane, occidentali, lo fanno questo modo di concedere un po' di margine. Anche l'Italia, ad esempio, con il Bretton Woods dopo la Seconda Guerra Mondiale, nonostante fosse molto limitata a livello politico internazionale, insomma, con il sistema aureo, ciò nonostante abbiamo vissuto appunto il boom economico, sono stati 20-30 anni di crescita forte, nonostante appunto un vincolo forte, ecco, se pensiamo anche alle logiche di oggi, quello di dover mantenere una parità di tassi fissa. Quindi ci mancherebbe altro, come si diceva prima, ci sono, insomma, bisogna vedere vari casi, vari elementi. Però ecco, a parte questo, che magari riproporremo la prossima volta, mi viene in mente un'altra riflessione in conclusione, ossia se non sia anche il momento, ci riflettevo un po', addirittura di una riflessione di un nuovo movimento costituente, perché io facevo questa riflessione, cioè oggi non siamo più, come vedete, stiamo parlando di, insomma, di poteri, di temi, di politiche che dovremmo portare avanti, che non hanno nulla a che vedere con quelle che hanno vissuto ad esempio i nostri nonni, le generazioni del Novecento. Cioè oggi ci sono altri poteri, altri tiranni, con la tecnologia, con i mezzi che hanno ora mediatici, con tutto ciò che sono anche le nuove facce del potere. Se non sia il momento appunto di ritornare a un momento originario, anche popolare politico, cioè se non sia il caso, non dico di superare la Costituzione, per carità, la Costituzione in realtà è ciò che, insomma, in realtà andrebbe attuata, non andrebbe superata, però ecco, come si concilia, lo chiedo a voi, come si concilia ad esempio questa nuova fase, questa nuova generazione, questo nuovo mondo con vecchie categorie, perché la politica vive anche di questo, secondo me, la gente ha bisogno anche di questo, di uscire da queste categorie vecchie che ormai non hanno più senso, perché non è più il fascismo del Novecento, non è più il comunismo, capito, che c'è stato fino all'89, ci sono altri tiranni. Infatti, quindi secondo me è fondamentale. Assolutamente sì, ma infatti secondo me questo è un bellissimo tema. Lo facciamo la prossima, perché in realtà si lega anche al linguaggio, alla comunicazione, come arriviamo, no? Cambiano i poteri, dobbiamo riuscire a capire anche noi come combattere determinati problemi e poteri. Io vi ringrazio, siete stati fantastici, scusate se vi sono stata un po' addosso, ma avevamo 50 minuti e 50 minuti abbiamo rispettato perfettamente. Spero che, come diciamo, primo incontro sia stato positivo anche per voi, lo miglioreremo sicuramente, vi auguro una buona serata e vediamo i prossimi incontri, di trovare qualcosa di altrettanto interessante. Grazie a tutti. Già che ci siamo, Forza Italia, no? Inizia la partita. Assolutamente, corriamo. Ok. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao.